Bella B! Bella G! Allora, oggi tengo giù la testa. Tienila pure giù quella testa. Io l'avrei tenuta ancora più scusami, giù. Scusami, hai ragione. La testa. Hai ragione. Ho sbagliato io. Classico consiglio che viene dato a molti giocatori. Oh, questo hai tenuto giù la testa perfettamente. Stupido io. Perché bisogna tenere giù la testa? È una cosa vera? È una cosa falsa? Allora, è un mito? È una roba che si sente sempre e soprattutto il classico golfista che ha un colpo di handicap o gioca da una settimana in più di te, ti dirà, prima o poi vi diranno, ma non hai tenuto giù la testa. Hai alzato la testa. Ma è un mito? No, in realtà è vero. Perché? Perché all'inizio, quando si comincia a giocare, stai attento, che si muove un po' tutto e si muove tutto un po' a ramengo. Quindi ci muoviamo, ci giriamo, ci spostiamo, siamo curiosi. Quindi mentre saliamo, ma dov'è la palla? Non è che l'ho persa. Anzi, ti dico ancora di più. Mentre saliamo, ma dov'è il bastone? Oh, giusto. Dov'è il bastone? E quando scendiamo, la palla, oddio, no, ma dove deve andare? E siamo girati oppure siamo spostati. Bravo, spostati. L'asse. Il consiglio, tieni giù la testa, è una maniera semplice per cercare di limitare, quantomeno la parte iniziale, tutti quelli che sono degli spostamenti inutili e incontrollati, incontrollabili all'interno del nostro swing. Il che però non vuol dire che sia la cosa giusta da fare in senso assoluto. Certo. Diciamo che in linea di massima dovrebbe esserci una stretta relazione tra quella che è la rotazione nel nostro corpo, gli assi su cui si muove il nostro corpo e l'azione dei braccia, mani, polsi e bastone. In linea di massima, se la nostra testa davvero andasse verso il basso durante lo swing, dobbiamo andare a compensare con qualcos'altro. Quindi se la testa va giù, qualcos'altro va a tornare su. Può essere che dobbiamo saltare sulle gambe, può essere che dobbiamo piegare le braccia, può essere che dobbiamo scucchiaiare con le mani per evitare. Dobbiamo fare delle compensazioni. In linea di massima il concetto è: cerchiamo di muoverci il meno possibile. Diciamo che il trucco sarebbe il muoversi il meglio possibile. Il meglio possibile. All'inizio, dato che ci muoviamo probabilmente troppo e troppo sbagliando, bravo, la prima cosa che ci viene detta quando dopo tre volte che gli provi a spiegare, guarda però allora dovresti caricare un pochino, ti puoi appoggiare sulla destra, però senti, tieni ferma sta testa. E quindi è diventato un mito, no? E lo dicono tutti, è sulla bocca di tutti i golfisti. Guardiamo però un giocatore forte e vediamo che ci sono i Manassero, i Fleetwood della situazione che la testa la mandano giù, tipo capocciata. Ce ne sono altri. Detta capocciata la Manny. La capocciata la Manny. Okay. Abbiamo i David Duval della situazione che al momento dell'impatto stanno già girando per andare a guardare. Sai che David Duval lo conosciamo solo io e te e un paio di super affezionati però del è stato golf. Il primo, forse il primo vero rivale di Tiger. Quindi se non sapete chi era, pazzesco, andate a ricercarlo, purtroppo rotto con la schiena di cristallo, poverino, che sarebbe stata un'ottima sfida. Quindi abbiamo giocatori che si vanno a ruotare al momento dell'impatto per guardare prima la palla, ma non spostano troppo la testa, si ruotano. Spesso i movimenti che vediamo fare a questa cosa qui sono ininfluenti nei confronti della pallina. È molto più importante sapere che cosa fa questa parte qui. Quindi se la testa dovesse muoversi verso il basso un pochino, ruotarsi verso destra, verso sinistra, in linea di massima non va a influenzare più di tanto l'asse di rotazione, un po' come la porta, il cardine e la porta è sul fondo, verso la schiena. E quindi la, testa è la parte anteriore ci sta che si sposti, se no non siamo costruiti per fare quello. Cioè la nostra asse è dietro. Non siamo dei robottini. A questo punto però facciamo... Le uscite di sicurezza sono alla vostra destra, sinistra. E avanti. Andiamo sui due estremi. Che cosa porta il tenere la testa ferma e costringere la testa a rimanere ferma, bloccata? Porta, come prima conseguenza, a iniziare a non girarci più. Se cerchiamo di tenere la testa bloccata, tendenzialmente il movimento non è più una rotazione. La palla perde in velocità, perdiamo in controllo perché siamo costretti poi a piegare le braccia sul finale perché non ci passiamo più. Una serie di problemi che meglio non avere. Però ti faccio vedere anche l'opposto. L'opposto te lo devo per forza far vedere. Attenzione. Oh, Bata, io mi sposterei perché potrei partire ovunque questa bello palla. Bello libero. Vai, facci vedere una testa bella libera. L'hai anche presa la palla.
l'equilibrio andato a quel paese, serve tantissima coordinazione per sapere dove era la testa al momento dell'impatto. Anche un bel po' di fattore C. Dove sta il giusto? Il giusto sta nel riuscire a coordinare quelle che sono le rotazioni del nostro corpo senza limitare più di tanto il movimento della testa, facendo in modo però che il corpo ruoti in una maniera giusta. Qual è la maniera giusta? Beh, per ognuno di noi è leggermente diversa, ovviamente. Ogni schiena è diversa, ogni colpo che dobbiamo tirare è diverso, ogni posizione sulla palla è diversa. Dobbiamo far sì che la rotazione della schiena sia efficace per quel colpo lì. Io faccio sempre un esempio stupido ma che fa capire. Io che sono tappo tipo, cioè nel senso che sono un po' nano, diversamente alto, è chiaro che mi sposterò sempre un po' meno. Perché? Perché l'asse è più corta. Quindi un giocatore molto alto ci sta che si sposti un pochino di più, perché nella realtà i gradi con cui si sposta l'asse sono gli stessi. Il problema è che se lo moltiplichi per il doppio dell'altezza lo vedi muoversi magari un filino infatti, di più. Infatti tendenzialmente i giocatori alti devono cercare di stare un po' più fermi perché basta poco per veramente sbarcare. Tu non sei diversamente alto, sei in 16 noni. Sono più largo che alto. Però vengo benissimo perché riempio. Riempi il lo giorno schermo. Che cominciano a farci fare i video in verticale siamo finiti. E vado davanti io in camera, tu e gli spilungone, magrolino. Quindi a questo punto ci tiri una palla come? Ah, non lo so, come io reputo di aver ottimizzato il mio movimento della testa. E voi? Fateci sapere se questo movimento che sta per fare Gigi è un movimento fatto con la testa ferma, con la testa che si muove un pochino, con la testa che si muove troppo. Secondo voi com'era e com'era rispetto al vostro di swing? Scrivetecelo qui sotto nei commenti e... Ci sta! Faccio io il giù la testa? Io giù la testa. Tu fai giù la testa. 2-0-0-1. Questo è il video 2-0-0-1, è il primo chuck del video 2. Allora, se me lo scrivevate non l'avrei capito. Comunque... No, io ho sparato a caso, ma sicuro. Si è posto il problema, che tenero. Ma è uccidiamo gentilissimo. Patta. Ma sei fuori. Sei fuori, tira forte una volta che hai l'occasione. Vai, uccidiamo patta. Allora. Se tiri già non fai gancio, prendi me, guarda. Hai avuto la tua esitazione, no, però. No, sono le mani che mi sto prendendo. 2-0-0-1. Come è goto.